con Costantino nasceva uno stato nuovo, fondato sì sull'imperatore, ma anche sul cristianesimo. Forti dell'appoggio dell'imperatore, i cristiani ottenevano la possibilità di estendere senza ostacoli la loro opera di proselitismo, inserendosi nella stessa struttura dell'impero e dando vita alla Chiesa cattolica, cioè universale, come universale era l'impero romano. Costantino trovava nella Chiesa un valido alleato per sostenere il suo progetto di potere assoluto. Proprio per questo l'imperatore, per difendere l'unità della Chiesa, presupposto dell'unità dell'impero, non esitò a intervenire anche nelle controversie religiose che mettevano a rischio la solidità del cristianesimo. In effetti, nel momento in cui l'impero diventava cristiano, la situazione della Chiesa incideva fortemente anche sul piano politico e sociale, oltre che su quello religioso. Le tensioni interne alla Chiesa finivano inevitabilmente per avere ripercussioni all'interno del governo imperiale. Costantino aveva bisogno di una Chiesa unita per garantire la stabilità dell'impero. Per questo egli difese la fede cristiana dalle eresie, cioè dalle dottrine che interpretavano la parola di Dio in modo diverso da quello accettato dalla Chiesa. Così nel 325 d.C. egli convocò a Nicea, nell'attuale Turchia, il primo concilio ecumenico, cioè l'assemblea universale a cui partecipano tutti i vescovi della cristianità. Il concilio, presieduto dallo stesso Costantino, fu indetto per condannare l'arianesimo, un'eresia, cioè una diversa interpretazione della fede, sostenuta da un prete di Alessandria, Ario, il quale negava la natura divina di Cristo, considerandolo solo un intermediario tra Dio e gli uomini. Lo stesso Costantino partecipò attivamente alla discussione, facendo pressioni dirette perché l'arianesimo venisse condannato. Nel concilio viene stabilito il cosiddetto simbolo niceno, la professione di fede che ogni cristiano doveva far propria per far parte della Chiesa. Il simbolo niceno affermava che il Figlio Cristo è della stessa natura del Padre, Dio. Egli è contemporaneamente vero Dio e vero uomo. Dal concilio di Nicea in poi, l'imperatore divenne il difensore della Chiesa. La scelta di Costantino fu chiaramente di natura politica, basata su interessi convergenti. Da una parte, infatti, le alte gerarchie cristiane, i vescovi, si proclamavano ortodosse, cioè le uniche vere cristiane, e ottenevano il supporto dello Stato nella difesa della loro scelta. Dall'altra, l'imperatore otteneva il sostegno di una struttura di massa ormai consolidata ed efficiente.